e comunque non poteva mancare il direttore artistico di Strada Lolo, cioè Andrea Satta. Che forse fa un pezzo. Beppe Giorgio è un amico particolare, forse è un esempio di come, viene da dire questo, cioè con la sua qualità, col suo ritmo, col suo blues, col suo bianco emotivo, aveva veramente un colore tutto suo. E forse dimostra proprio come ancora una volta le discografie industriali non riescono, sono malate di una miopia feroce, perché uno con la sua qualità avrebbe dovuto trovare molto più spazio, molto più posto e molti più riconoscimenti. Tra l'altro è stato anche un produttore, Carlo, mi sembra anche quello di questo tuo lavoro, no? Quindi hai anche la sensibilità, è difficile fare il produttore discografico in un'etichetta indipendente o in un contesto indipendente, vuol dire avere la sensibilità di scegliere quando davanti hai un artista che ha già una sua personalità con cui ti devi confrontare e fare insieme un viaggio, è tanto complicato. Lui anche questo sapeva fare. Vabbè, noi vogliamo farvi conoscere meglio la sua arte e l'amore che aveva intorno. Provo a farlo anche io con una canzone del nostro repertorio dei TET, visto che Ciuffi è il chitarrista dei TET. Non si può essere seri a 17 anni, locali rumorosi di luci sgargianti e di bicchieri pieni di limonata fresca sotto i tigli verdi a passeggiare e basta. E sono belli i tigli quando giugno arriva, l'aria è così dolce che se la si respira si sente bene il suono della città vicina, si sente bene il vino mischiato alla benzina. E poi all'improvviso guardare più lontano, scoprire un po' di cielo in mezzo a qualche ramo e quell'azzurro scuro pare trafitto appena da una stellaccia bianca che dolcemente trema. Settembre e giugno ci si lascia andare, la linfa è uno champagne che ti farà ubriacare sulle labbra schiuse, immaginare un bacio e poi dimenticare di non averlo dato. Mentre il cuore sogna romanzi da appendici, mi sembra di vedere in quella poca luce il volto di una donna che donna non è ancora, però come si muove se ti guardassi ora. E visto che ti trova immensamente ingenuo, mentre fa ballare leggermente il seno, lei si gira e segue il movimento, poi non parli più, però rimani attento. E sei innamorato, innamorato, perso, sarai noleggiato fino al 30 agosto e gli amici intorno se ne andranno presto fino al giorno in cui avrai risposto e quella sera andrai al solito locale, stessa limonata, identico rumore. Non si può essere seri a 17 anni sotto i tigli verdi, passeggiare lenti. Quella sera andrai al solito locale, stessa limonata, identico rumore. Non si può essere seri a 17 anni sotto i tigli verdi a passeggiare lenti.
Benedetta Malandrucco per questo pensiero a Pier Giorgio.